mio papà è morto in un freddo ospedale, in un freddo letto di ospedale a Cittadella, ecco, all'età di 56 anni. Che cosa mi ha spinto a provocare tutto questo? L'ho già detto anche in altre occasioni, io non conoscevo bene quelle che erano le condizioni di lavoro, sì, la fabbrica l'avevo vista, ero piccino, non me ne intendevo, insomma, non potevo conoscere le varie procedure, eccetera. E quello che mi ha spinto un attimo all'età di 20 anni, ecco, a voler chiarire alcuni interrogativi, a voler sapere qualcosa in più, ecco, in merito agli aspetti lavorativi, è stata la gente del paese che, facendomi le condoglianze il giorno del funerale, dicevano: sì, beh, tuo papà lavorava alla Tricom, era scontato, insomma, questa fine, rientra tutto nella normalità. Questo è quello che mi ha spinto, ecco, a presentare presso la Procura della Repubblica di Bassano un primo esposto per verificare se ci fossero o meno responsabilità. E quelli che sono attualmente gli oltre 10 faldoni di documenti depositati in tribunale che attestano che in quella fabbrica non c'era assolutamente nulla che garantiva la protezione degli operai, sono emersi dopo questi 10 faldoni. E torno a ripetere, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è neppure un foglio che attesti che questi imprenditori, questi illustri signori, ecco, abbiano fatto qualcosa per garantire all'operaio un minimo di sicurezza, un minimo di dignità. Non c'è assolutamente nulla, sono 10 faldoni che mettono in luce come negli anni eventuali denunce anche sono state insabbiate, molti fogli si sono dimenticati in tanti cassetti da parte di molte istituzioni di Bassano, e tra parentesi io penso che sia questa la prima causa per la quale non si vuole portare a termine a giusta sentenza questo procedimento. Perché altrimenti bisognerebbe riconoscere la responsabilità di più enti del comprensorio di Bassano del Grappa che non hanno fatto altro che dormire. Questo a spese, come sempre, della collettività, perché insomma questa è gente stipendiata dallo Stato, insomma. Per esempio qui il primo foglio che ho preso stasera così velocemente è una notifica di agibilità firmata dall'unità locale socio-sanitaria di Bassano, datata 26 agosto 1983. Questa è la notifica di agibilità che viene data alla Tricom Galvanica PM. Allora, una domanda che io mi sono posto, ma dalla quale non riesco ad avere risposta da nessuno. Allora, la fabbrica inizia la sua attività nel 1974. A distanza di 9 anni riceve l'agibilità con un elenco impressionante di cose che mancano, tra le quali gli aspiratori localizzati sulle vasche. Allora, io, cittadino comune, non riesco ad avere l'agibilità di casa mia se mi manca il corrimano sulle scale. Questi signori ricevono l'agibilità dopo 9 anni, dove intanto hanno fatto quello che hanno voluto, ricevono l'agibilità di una fabbrica di questo tipo, insalubre, eccetera, 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 nonostante, ecco, manca tutto questo, insomma, mancano una serie di cose a livello appunto di garanzie di sicurezza per gli operai. C'erano delle normative, c'erano già delle leggi vigenti, poste in atto, alle quali questi signori dovevano comunque adeguarsi. Purtroppo, ecco, la cosa non è andata per questo versante. E non si riesce a dare risposta, appunto, a questa serie di interrogativi: ma come mai questa fabbrica è riuscita a scavalcare tutte queste procedure? La cosa più logica alla quale uno va a pensare, nella migliore delle ipotesi, è che avrà avuto dei favori, avrà allungato qualche bustarella, avrà abbassato i pantaloni in qualche altra occasione, insomma, non lo so. Questa è l'unica spiegazione plausibile che io personalmente posso cercare di dare a una situazione del genere.
Si parla della Tricom con queste situazioni, ma giustamente si ricordava che purtroppo in territorio, io me ne rendo conto in questi anni, anche bazzico per uffici, sento comitati, sento vedove, figlioli ecco, di operai deceduti, che purtroppo è una realtà molto e molto e molto diffusa. Tricom è sinonimo di fabbrica dei veleni, per quello che sappiamo, per quello che è stato già verificato, per l'inquinamento grave alla falda acquifera, però è anche la fabbrica della vergogna. Tutti si sono lavati le mani. E, per ultima, il giudice De Stefano con la sentenza del maggio scorso. Si sono voluti lavare le mani. Qualche ministro tempo fa diceva state tranquilli perché siamo tutti sulla stessa barca, rammentando la bagnarola che ben conosciamo del Titanic, no? Però vi voglio ricordare che anche nel Titanic vi era la suddivisione in classi. Nella parte più bassa del Titanic c'erano proprio la gente del Volgo, la gente più semplice, sono i primi che sono andati sott'acqua. Nella parte alta invece c'erano i signori, insomma. Quindi è vero, siamo tutti sulla stessa barca, però anche in questo caso i primi ad andare sott'acqua, ecco, è la povera gente. In questo caso sono stati i poveri. I poveri operai. Mio papà andò in pensione nel 97 e non è riuscito ad avere il suo trattamento di fine rapporto. Inutili gli appelli presso i sindacati. Anzi, i sindacati lo hanno invitato a prendersi un legale per avere il trattamento di fine rapporto. Quindi anche qui bisognerebbe che qualche sindacato si mettesse insomma un attimino con la mano nella coscienza. Se ci sono, devono esserci per fare qualcosa. Se ci sono soltanto per prendersi i soldi, è meglio a questo punto evitare o lasciar perdere, che di soldi buttati via in Italia, sentiamo in questo periodo, ce ne sono anche troppi. Quindi, ripeto, ci sono una serie di responsabilità veramente che fanno venire il vomito in merito alla questione Tricom Bellanca. Di testimonianze come quella che abbiamo sentito prima da parte di mia madre, in modo molto, molto semplice, mia madre è una casalinga, non ha nessun titolo di studio, eccetera, non è altro che una madre vedova e basta. Ce ne sono tantissime raccolte dal corpo forestale dello Stato, che mettono in evidenza che ha fatto comunque un ottimo lavoro, che mette in evidenza appunto i meccanismi che erano all'interno di quella fabbrica. Non c'è un solo operaio che dice sì, eravamo tutelati, eravamo controllati, eccetera, in quella fabbrica tutto era a norma, non ce n'è uno che, anzi sono delle testimonianze veramente raccapriccianti, meritevoli veramente di un copione da film horror. E non stiamo parlando di chissà quanti chilometri, o stiamo parlando di territorio del comprensorio bassanese. Tanto hanno i bassanesi da ricriminare che sono signori, in realtà Bassano è il terzo mondo. Il terzo mondo è qui. Per leggerne una molto brevemente, quando svuotavo nelle vasche i relativi prodotti tossici, venivo sempre interessato da intense inalazioni, in particolare la vasca del cromo. Ricordo che quando un impianto accusava un guasto meccanico, io dovevo intervenire per riparare il tutto e nel procedere a tale operazione dovevo portarmi al di sopra delle vasche e gli effetti dell'esposizione colpivano in particolare le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Nel 1985, essendo le mie condizioni fisiche sempre in fase peggiorativa per l'esposizione appunto delle sostanze predette, venni sottoposto a visita medica da parte della ditta e mi riscontrarono una forte sensibilizzazione a nickel e a cromo, tale da sconsigliare il contatto con cromo e nickel.
Dette conclusioni espresse dai medici sanitari le feci presenti ai datori di lavoro, i quali nulla fecero per chi evitasse il contatto con il cromo e il nichel. In alcuni periodi ero costretto, come altri operai, a svolgere le operazioni di sgrossatura manualmente. Prendevo l'oggetto, lo inserivo all'interno di bacinelle, la prima contenente acido, la seconda a soda caustica e l'altra dell'acqua. Bacinelle queste non facenti parte dell'impianto e prive di espirazione. Molto spesso venivano eseguite ad ora tarda queste operazioni e senza la presenza di alcun personale che avrebbe potuto soccorrerci in caso di incidente. Dette mansioni vennero da me contestate più volte al capo reparto, che c'è il nome. Un giorno mi disse che tassativamente le dovevo fare e che nulla sarebbe cambiato. Visto il rischio per la mia incolumità fisica, mi vidi costretto nel 1995 a licenziarmi. Per quanto riguarda le condizioni ambientali, ricordo che l'ambiente, in particolare il reparto meccanico, era costantemente saturo dei vapori che fuoriuscivano dalle vasche. La gestione non aveva regole. I rifiuti provenienti dal ciclo produttivo venivano sepolti e depositati nelle immediate vicinanze della fabbrica. Le acque venivano scaricate in qualsiasi luogo idoneo a recepire senza guardare i danni che potevano occasionare. Quando durante la giornata arrivavano gli enti preposti al controllo, alla mattina mi comandavano di chiudere i recuperi e di aprire i lavaggi, ovvero tale operazione permetteva di abbassare i valori presenti nelle acque di scarico. Qualche ora dopo a tale operazione sopraggiungeva personale dell'ARPAB che effettuava i relativi campionamenti del pozzetto esterno. Era una prassi consuetudinaria modificare lo stato dei luoghi prima che sopraggiungessero gli organi di controllo. Posso altresì riferire che i fumi provenienti dalle vasche provenienti dalle vasche si disperdevano nell'ambiente e non certo venivano aspirati dall'impianto, in quanto tante volte non funzionava e quelle poche volte che funzionava era insufficiente ad aspirare i fumi provenienti dalle vasche. Le testimonianze raccolte dal Corpo Forestale dello Stato sono tutte di questo tenore. Tanto che l'ispettore del Corpo Forestale dello Stato invia gli atti al procuratore dicendo forse è il caso anche di analizzare quanto affermano tutti questi operai, ossia che guarda caso nei giorni in cui passavano a fare i controlli gli addetti dello SPISA, gli addetti dell'ARPAB, qualche ora prima ci chiedevano di cambiare le condizioni lavorative. Avete sentito, si aprivano i lavaggi, si abbassavano le temperature delle vasche così che fumavano meno, si aprivano i portoni della fabbrica. Io sinceramente dalla procura, dal tribunale, non ho notizia che nessuno si sia mosso per appurare anche questo dato. Quindi anche a voler pensare bene, non posso che dire che tutta questa situazione si è evoluta e forse ci sono riusciti a insabbiarla mentre tutto quanto a tacere. Non è possibile giungere a verità su questa vicenda. Io sono un ardiente, ossia sono un po' testardo di mio, quindi io continuo in questa battaglia. Una promessa che ho fatto a mio papà quando mi è ispirato in braccio all'ospedale di Cittadella, sarei arrivato a fondo a questa questione, avrei voluto appurare quali sono queste cause, eccetera, e quindi io continuerò a battere il chiodo. Se non sarà in sede italiana, sarà in sede europea, e in ultima analisi sarà nell'altro mondo, perché a questo punto penso che non vi siano altre alternative, insomma, ecco. Ciao.